Buongiorno bimbi. Sì, buonasera, sì, sì, buongiorno, sì, sono le tre, sì. Buongiorno, buonasera bimbi. Primo video dopo il mattonazzo. Mattonazzo di norvegese. Norvegia. Vabbè, so che non ne potevate più. Allora, dove siamo? Dove ci troviamo? Non siamo con il lasco, non siamo a fare alpinismo, non siamo a piedi, non siamo in bici. Siamo col dasterino, perché oggi venire con lasco era un casino con tutti i divieti che ci sono, perché siamo qui a vedere la seconda tappa del Giro d'Italia! Come sapete, noi oltre che alpinisti siamo anche amatoriali, ciclisti, mese seghe, e ci piace seguire anche il ciclismo. Abbiamo deciso di venirlo a vedere direttamente in diretta proprio qui al Santuario di Europa. Abbiamo trovato da parcheggiare qua vicino a alcuni van e altre macchine, perché è un casino, siete anche il viso, se trovate un buco siete fortunati, perché non parcheggiate. La strada che sale da Biella a Europa tutto divieto. Esatto. Tutto divieto, e hanno già iniziato. Neanche a bordo strada non si può parcheggiare. Hanno già iniziato a portare via anche le macchine con i carri attrezzi, perciò c'è andata di culo a trovare un buco qua e via, dai. E adesso vi portiamo a vedere un po' il santuario prima che inizi il gran casotto di domani. Adesso è sabato, abbiamo la possibilità di visitare un po' anche questo spettacolare. Che cazzo che. Non so, un complesso, non lo so. Santuario, c'è la basilicata nuova, basilicata la basilica vecchia. La basilica. E perciò adesso, dai, andiamo a vedere un po'. L'arrivo proprio di questa seconda tappa, vabbè, lo sapete già, se, è proprio se avete qua. Seguito. Con la salita mitica da Biella al santuario, che sono 11 chilometri. Ci sono andato a Vestra, più o meno. Porca miseria! L'ho visto in macchina, non mi ricordavo così niente, effettivamente. Mamma mia! Sì, verranno subito bevendo un caffè questi qua. Certo, sì. Sì, al massimo il gel alla caffeina. Questa alle nostre spalle è la basilica nuova, di fattezze monumentali, un po' come la basilica di Santo Stefano a Budapest. Infatti mi sa che l'epoca più o meno qua era sempre 1800 o giù di lì. Una bestia di roba ha fatto su qua. Almeno 4 Fabrizio. Anche 5. Mentre di fronte, là in fondo, c'è il santuario vecchio con la basilica vecchia. Che andiamo a vedere. Sì, infatti non riesco a capire questo maglio di grandezza per questa roba qua. Sì, no, veramente, c'è stona, non voglio dire che è un pugno in un occhio, ma un ambiente così bello. Esatto, un ambiente montano. Naturale, così. Montano, fai sì un piccolo santuario, una piccola basilica. Basilica, senza fosse una bestia del genere, cioè. Comunque, vogliamo parlare un po' di questa salita al Santuario di Europa, perché vabbè, noi siamo venuti qua, è stato abbastanza un caso, perché
avremmo voluto andare a vedere la tappa, quella del Mortirolo, ma abbiamo altri impegni. Ma purtroppo proprio quel giorno lì non ci siamo, quindi niente, quindi abbiamo dovuto scegliere un'alternativa e abbiamo scelto questa, che poi che è una tappa importante, cioè esatto, è una per gli amanti di ciclismo sapranno che la salita del santuario al santuario di Europa, sì. Di Europa è una salita famosissima, è una classica del giro, in cui c'è stata un'impresa del chi? Del mitico Pantani, del pirata che, se vi ricordate, all'inizio della salita gli saltò giù la catena e aia, dovete fermarsi, e perse 45 secondi dalla testa del gruppo. Dopo lui, ovviamente, una volta che è riuscito a mettere sulla catena, incazzato, ha messo la quinta e li ha fumati tutti, li ha pettellati su tutti ed è arrivato primo, superando anche il francese che era Laurent. Sì, faceva Laurent che era in testa, fumato su anche lui, a 3 km l'ha staccato e arrivò da solo mantenendo la maglia rosa e vincendo poi il giro. Questa sotto invece la parte antica del santuario, che è un santuario mariano, ovvero dedicato al culto della Madonna, e contiene una statua della Madonna Nera, di cui pare che sia stata autrice di miracoli e grazie di vario genere. Forse perché ci ha sentito parlare di ciclismo. No, allora aspetta, perché prima c'è uno che mi ha fermato e mi fa: ma quel signore lì, riferito io. Ma è un ciclista, è un ciclista famoso. Ma cioè, sì. No, veramente, grazie. Allora, visto che c'è i capelli bianchi. E vabbè, magari pensava che un ex ciclista. Certo. Sì, perché non mi ha mai visto andare in giro in bici. Sì. Stavo detto, ma va a mezza sigla anche te. Vabbè, dai, non sottovalutarti così. Ed ecco la basilica antica con tanto di masso erratico. E al suo interno è dove si trova la statua della Madonna. Da bere e non da versarsi la lenti con testa. Ma se li metto tutto verde come giubbino. Acqua radioattiva. Ah, questo è doping. Domani Pogaccia viene qua a bere. Eh no, però prima di arrivare, cioè quando arriva qua è già finita la tappa. Per recuperare. E non è finito, perché si attraversa il chiostro e c'è ancora un altro pezzo. Allora, sappiate che noi vi abbiamo fatto vedere il santuario all'incontrario, perché siamo partiti da in cima e siamo scesi, cioè siamo partiti dall'uscita e adesso arriviamo all'entrata. Tra l'altro qua ci sono anche tutti i bar, ristoranti. Risolto il problema, vedono il filmato al contrario, così vedo l'entrata. Sì, così almeno sentite i nostri discorsi al contrario, almeno non sentite le castronerie che diciamo.
E questo è infatti quello che vedete se entrate dalla parte giusta. Iniziano a vedersi un po' di mezzi tecnici, vigili, pronto soccorso, foreste, no, cos'è, quelli veri, foresta, protezione civile, a fare la fotona, raga. E la bicicletta dedicata all'impresa di Pantani. Diciamo che qua adesso si è creato un'area camper improvvisata. Alla faccia del polistirolo qua. Cervo, mix, cervo e cinghiale, cervo primavera, cervo cornuto primavera. Te l'hanno messo tre perché sei di Bergamo. Di Bergamo. Con leoni. Latte Kenji. Questa? Certo. E che roba era? Che quella roba lì. Ho capito. No, aspetta. Ma se mangia una foglia. C'è proprio il gusto di nocciola. E non c'ha l'alcol in bocca. Adesso un po' di... By night. Sì. By night. Dopo una bella cena. Dobbiamo raccontare la cena di stasera. Una bella cena tipica. Siamo andati in un locale qua che io c'ero già stato facendo una gita sciarpinistica. Eravamo andati a mangiare la polenta concia. E di tutta la gita mi è rimasto impresso solo la polenta. La bontà della polenta concia. Non né sciata né vetta né niente. E quando l'abbiamo vista, stasera andiamo qua. Polenta concia con tipo un... Ne abbiamo presa una in due, una da dividere in due, notare. Meno male, perché quella marmita lì era una porzione. Che con dentro tipo, penso, mezzo chilo di burro. Galleggiava, che buono, che buono. E poi vabbè, la mia salsiccia in umido. E Quei porcini. Io ho preso un mix di cinghiale e... cervo, sì. Però devo ammettere che è molto molto meglio il cinghiale. Il cervo era una carne un po' troppo nervosa, se non fosse stato un po' per le spezie non aveva sto grande gusto. Invece la carne del cinghiale veramente era buona, buonissima, con tre palline di polenta. Tre palline. Poi il dolce. Basta, il dolce. Sì, poi vabbè, il bunè. Io il bunè classico. Bunè. Il bunet. Bunet. E te la... Io la... Una strana cheesecake al cioccolato. Una cheesecake al cioccolato fatta in casa, sì. E poi ci ha fatto scoprire un nuovo liquore. Un liquore alla nocciola. Cioè sembra grappa, a vederla sembra leggermente... No, sì, no, ma è un'infusione. Un'infusione, ma c'è un profumo intenso di nocciola che è incredibile. Sa tantissimo di nocciola. Vabbè, e poi anche il gusto, molto di nocciola e pochissimo di alcol. Buonissimo, però buono. No, era tutto zucchero, c'era tutto zucchero. Alla Robic, Rocking Balboa! Cosa hai dimenticato? Hai dimenticato qualcosa? Sì. Allora, c'è anche la cupola illuminata di rosa, vero, in occasione, cioè non lo so, sei in occasione ma del sì, giro. Sì, ma indubbiamente, domani arriva la tappa, ma figurati, sono
No, perché se fosse così per omaggiare il giro, se dai. Fosse così normale, cioè è brutta. È un po' di un po' di barbona, un po' discutibile, ma se vabbè, se è per il giro, ok, ci sta. È girato un'ombra sulla, solo che è passato qualcuno là. È vero, ci sono i fantasmi. C'è qualcuno. Ah sì, perché se è vero, se no si titi. Ho fatto un flash, che ci sono. No, è vero, si può salire sulla cupola. Tra l'altro, ci siamo pentiti amaramente di non essere venuti con il lasco. Sì. Perché cioè pensavamo che sarebbe stato difficilissimo. Quasi impossibile venire su. Esatto, tra divieti di sosta, divieti di transito e gente, altra gente che e viene. E invece, vale gli up. Avremo qui un'area sosta. Ma anche se quella fosse stata piena, dove abbiamo messo la macchina potevamo mettere benissimo anche. Siamo lì con la macchina assieme a tre camper, due furgoni, perciò sì, cioè in libera. In uno spazio in cui io normalmente ci avrei messo tipo due camper ed erano già fin troppi, adesso siamo lì in quattro camper, cinque poi macchine. Poi è arrivata una macchina che ci ha piacciato, ci ha piazzato in parte anche una tenda, è un gazebo che sta facendo la grigliata. Sì, è stato mea culpa, ammetto, cioè no, vabbè, colpa tua, prima senso, esperienza, non sapevo neanche io, ho paura neanche io se c'erano troppi divieti, non lo so, alla fine sì, strade strette, adesso non lo so, che non adesso posso. Che lo so che quando vai a vedere il Giro d'Italia posso andare anche con l'asco, col furgone, che qualche buco lo trovo, dai. Sì. Pensavo che erano molto più severi, invece alla fine. Invece adesso ci tocca stare scomodi. Scomodi in macchina. Quando potevamo stare vicini, vicini. Grande giorno era arrivato e i bimbi non potevano esimersi dal cominciarlo con un'abbondante colazione. Buongiorno 5 maggio. Come al solito, dopo una bella abbondante colazione, bisogna mangiare in abbondanza per poter ragionare. Abbiamo bisogno di zuccheri. Adesso iniziamo, facciamo un giro, vediamo cosa si sta iniziando a smuovere. Prepararsi, sono già arrivati i camion dalla RAI. E vediamo adesso, facciamo un giretto, forse anche ci sono anche le bancarelle, vediamo. Vediamo. Servono i preparativi. Hanno tante formichine. Allestimento di tutti gli stand e delle cose della stampa. Abbiamo preso il cappellino. Bene? Benissimo. E adesso danno la cintura, la pancia è ingrossata. Armati di tutto punto. No, armati non si può dire adesso. Armati no, preparati. Attrezzati. Adesso andiamo, scendiamo, perché non vi abbiamo ancora fatto vedere la strada. Esatto.
scendiamo giù finché ci abbiamo voglia. Al massimo fino al paese. Calcolando che poi dobbiamo ritornare su. E ci troviamo un posto dove vedere passare questi fenomeni. Questo santuario qua comincia un po' a conoscerlo, eh. Sì. È un po' le volte che fai una centri traduzioni, visto che tanto mi ha chiesto, provare a tradurre il bergamasco. Sì. Ho detto un po' delle volte che pare che è là, vuol dire che è un po' di volte che passo qua avanti e indietro. No, io stavo dicendo, vediamo passare i pro così, come se ce ne fosse bisogno, vediamo, ci rendiamo conto di quanto siamo scarsi. Becchiamo un'umiliazione, una bastonata nei denti. Arrivo a casa avendo la bici. E invece no, sarà uno stimolo per andare ancora più piano. Per andare ancora più piano, infatti. Sta salendo una quantità impressionante di vigili del fuoco, anche poi due pullman della Guardia di Finanza. Che mega pullman, 5 stelle, wow, attenzione di bruciare i boschi, non lo so. Boh. Come bruciare i boschi? I vigili del fuoco. Pompei che sta venendo giù, non lo so, cosa hanno intenzione di fare? O di spegnere l'entusiasmo dei tifosi? Qui siamo a 700 metri, la strada si spiana un po', dopo le rampe finali, e adesso scendiamo dove ci saranno le rampe un po' più secche. Qua alla fine i camperisti che pensavamo che li avrebbero fatti sloggiare, invece alla fine i vigili hanno chiuso un occhio, anche perché mi sa che hanno visto le targhe tutte straniere. A parte qualche italiana, però vabbè, dai, ci sta, ora che hanno tirato le transenne, però la gente che sale, ancora ciclisti, la strada è ancora aperta ma solo per i pedoni, ciclisti e personale addetto. Ultimo chilometro, ovviamente noi stiamo facendo il contrario, noi stiamo scendendo. Qua inizia a farsi un po' ripido. Yes! Ovviamente dalle riprese non so se si capisce la pendenza, no. Penso di no, ma basta guardare qua. Lì sopra pensiamo che passasse la tranvia da Biella a Europa, quelle cose che non si capisce perché sono state dismesse. Adesso la cosa, ma aiuto adesso per fare il
Abbiamo trovato il posto giusto. Piazzati. Adesso sono le 11:30. Adesso riposiamo fino alle 5. Ragazzi, birra! Vabbè, c'è anche quello che distribuisce le birre. Sì, è quello che è sopra qua a parcheggio. A quel punto iniziò una lunga attesa di diverse ore che i bimbi trascorsero osservando rapiti l'eterogenea processione di pedoni e ciclisti più o meno prestanti. Mentre il prato, poi autoproclamatosi Curva Nord, si popolava di tifosi festanti, lungo la strada sfilava gente di tutte le età, dall'irriducibile anziano all'infaticabile ragazzino. E per ognuno si sollevavano grandi cori di incitamento. Non mancarono poi emulatori di Pantani e altri personaggi caratteristici. Stavano facendo uno speciale su Pantani e ci hanno detto di gridare Pantani. Domani divano mi rivedo in televisione. In streaming, esatto. Voglio vedere se siamo finiti in TV alla fine. I bimbi assistettero al passaggio dei corridori del Giro E, che apparivano rilassati e in animo non particolarmente competitivo. Cella. Ok, basta, finita. Poi fu la volta della rumorosa carovana degli sponsor. Prove di tifo per gente a caso. Sì, poi adesso. Tifo, non tifo quello. Anche i. Come si dice un po' al pizzi la gente. Forse di bere prosecco e vino. Vino bianco e vino nero. E poi, quando dalla curva spuntò l'auto di inizio corsa preceduta dalle moto della polizia e in cielo comparvero gli elicotteri della televisione, tutti seppero che il momento fatidico era arrivato. Arrivano! Ma il destino beffardo volle che la regista di questo documentario non si accorgesse di non aver premuto il tasto di registrazione. Cosicché il fatidico passaggio del campione Tadej Pogačar in testa alla corsa, sulla salita che gli sarebbe valsa la maglia rosa, rimase privo di una testimonianza concreta.
master, c'è più nessuno. Riprendiamo la fine gara. Bella, ti è piaciuto Clara? Bellissimo, sì, vabbè, cioè, non so che senso abbia questo video. Visto che l'avete visto meglio in televisione. Vabbè, sì, ovviamente, cioè. Vediamo che ho trasmesso. Non so se siamo riusciti a trasmettere qualcosa. Le emozioni dei tifosi hanno trasmesso. Sì, qua, esatto, cioè, tutto il carrozzone che si muove. Esatto, ore e ore e ore di attesa. Giorni di preparazione. Per mezz'oretta di spettacolo. Ma ne vale la pena. Adesso dobbiamo tornare alla macchina. Andiamo solo arrivo, tutti scendono e noi saliamo. Esatto, sì, comunque, vabbè, non stavo dicendo che ha vinto Pogacar, ma tanto... Lo sapete già. Cioè, come quando vi abbiamo detto che Angelina Bango ha vinto Sanremo, lo sapevate già da un mese. Vabbè, dobbiamo tornare... Vabbè, adesso comunque quelli... Scendendo. Stanno scendendo gli atleti. Professionisti. Vabbè, fa i loro fischietti. Fa un po' anche in discesa. Perché probabilmente gli auto, i pullman sono rimasti sui pullman, non li ha fatti salire, perciò devono andare a cambiarsi anche loro, sudati. E adesso la nostra incognita è... A che ora potremo partire? Se e quando riusciremo a tornare a casa, esatto. Bene. Siamo tornati al santuario. Praticamente l'arrivo. Stanno smontando tutto alla velocità della luce. E ci sono le ultime televisioni che fanno i loro servizi, singolo. Anche noi facciamo l'ultimo servizio, Dalmele e il van. Sì, esatto, Dalmele e il van. Vi salutiamo. Non sappiamo se questo video abbia avuto senso oppure no. Vabbè, sì, dai, vi abbiamo fatto vedere il santuario, sì, dai, perlomeno. Qualcosina, sì, dai. E alla prossima. Alla prossima. Okay. Ciao bimbi. Ciao bimbi. Per la cronaca, i bimbi riuscirono subito a prendere la via di casa, infischiandosene delle riprese mancate e felici di aver preso parte alla grande festa del Giro d'Italia, in cui il passaggio dei corridori è solo una goccia in un mare di emozioni.